Docenti delle maggiori università italiane insieme ad esperti di sanità, salute pubblica e rappresentanti del mondo del lavoro compongono la nuova commissione scientifica dell'HSE Symposium 2021, presieduta dalla professoressa Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II. La commissione scientifica si è insediata nel corso della convention che si è tenuta nella segreteria di presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II. Siamo giunti alla terza edizione di questo simposio che ha il valore aggiunto di guardare a queste tematiche della salute dell'ambiente, del rapporto con l'uomo, con la salute dell'ambiente, da un punto di vista dell'industria, quindi delle aziende, e dal punto di vista degli enti, come l'università, appunto, come la Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II, che sono particolarmente impegnate sulla ricerca e sulla formazione su queste importanti tematiche. 28 i membri che la costituiscono, a cui spetta il compito di analizzare, giudicare gli studi e le proposte sui temi di evoluzione della sicurezza sul lavoro e, oltre alla pandemia, sulla crescente attenzione alla salute nel contrasto alle malattie professionali, presentati da tecnici e ricercatori italiani nell'ambito di uno specifico concorso per idee attivato da HSE Symposium 2021. Tra gli studi selezionati dalla commissione scientifica saranno oggetto di pubblicazione quelli proposti dagli under 35, formati nei 22 atenei italiani aderenti al symposium. Concorreranno poi all'assegnazione di borse di studio istituite da EBILAB e Fondo Lavoro. La commissione è formata dai delegati di oltre 20 atenei italiani, dai rappresentanti delle aziende ospedaliere e dagli ordini professionali aderenti al symposium, e da un direttivo che accoglie nel ruolo di vicepresidenti Umberto Carbone e Paolo Montuori del Dipartimento di Sanità Pubblica della Federico II e Vincenzo Fuccillo, presidente di Asso Prevenzione. Sappiamo che da un paio di anni a questa parte la situazione è notevolmente modificata perché l'avvento del Covid e ciò che hanno dovuto modificare nell'organizzazione del lavoro per rispondere alla pandemia e per organizzarsi ci spinge anche a rivedere in una maniera diversa gli aspetti della sicurezza. Il symposium si prefigge ormai, da quando è nato, di riuscire a unire l'intera società civile intorno a un tavolo, in modo tale che ognuno, per le proprie competenze e per le proprie particolarità, riesca in qualche modo a portare delle idee da unire, da discutere, da rendere un'idea unica per migliorare la prevenzione in Italia.